Per me Pata è già bianco celeste. Vabbè, ma quindi se prendete Jay Pata dovete far fuori un semi top, quindi facciamo fuori Savage. È praticamente diventata l'operazione di mercato più discussa di questa YouTuber League. Lo scorso anno, lo sapete, Jay Pata non era presente in questo progetto, poi però ha giocato la Summer Cup con l'Inter e in estate è passato virtualmente alla Juve, ma soltanto virtualmente, perché ha saltato la prima partita e unica giocata dai bianconeri. Poi, addirittura, si sono aperti nuovi scenari, come sapete. Io ormai ho le fette di salame sugli occhi perché mi sono innamorato di Zaccagni. Fidatevi. Aspetta, così. Mi stai dicendo che nella Juventus che affronterà l'Inter preferisci Zaccagni a Jay Pata? Perché ricordiamo che non giocheranno insieme. Io ti dico sinceramente, per il ruolo che faccio io, giocare con Zaccagni, cioè, è come star sdraiato e fa tutto la tipa, cioè, nel senso, è proprio una cosa meravigliosa. Quindi ti annoi? No, ma come, non è meraviglioso? Se devo scegliere chi mettermi alle mie spalle, ci ho giocato una sola volta, ti dico Zaccagni. Allora io entro subito a gamba tesa, perché tanto, e quindi Jay Pata sul mercato, ufficialmente Jay Pata sul mercato, ragazzi. Dovremmo parlare contenuto, questa è la clip e la metti, voglio sapere nei commenti Jay Pata alla Lazio, sì o no? Insomma, il protagonista di questo video è Jay Pata. Innanzitutto però, salve a tutti e bentornati sul mio canale. Vi ricordo rapidamente di iscrivervi per supportare il canale e seguire ovviamente gli estratti di The Corner, oltre che le partite, gli eventi che escono della YouTuber League e tutti gli altri contenuti. Ma non dimenticatevi nemmeno di seguire sulla piattaforma Viola, ovvero The Corner. Lì siamo in live e lì sostanzialmente prendono vita questi estratti che poi escono su YouTube. Per non farvi perdere nessun passaggio, vi mettiamo nelle condizioni di analizzare tutto il dietro le quinte della YouTuber League, oltre che chiaramente i vari post o prepartita. Nello specifico, vi sarete accorti che post Milan-Roma non vi abbiamo più comunicato date di partite e di fatto non ne abbiamo più giocate. Questo perché? Perché la partita successiva Milan-Roma, lo sapete, sarà Inter-Lazio, e Inter-Lazio potrebbe non essere una partita banale per quello che è successo in Lazio-Juve, quindi la Lazio si sta un attimo finendo di costruire, e soprattutto per chi potrebbe aggiungersi alla squadra biancoceleste. E quindi ci abbiamo ragionato, come sempre, discutendone tra capitani e con i vari giocatori, perché da questa stagione, lo sapete, per cercare di ascoltare i vostri consigli e soprattutto di far fare uno step successivo al format, ho pensato che non può esserci soltanto una persona a decidere, anche togliendomi qualche responsabilità. E quindi non è che Marconi decide le squadre e basta, sempre tra capitani, sempre tra giocatori, e quindi, come nel caso della Juventus, si sono inseriti o tolti dei giocatori ascoltando giustamente i pareri e le volontà di squadra. Nel caso di altre squadre è lo stesso. Nello specifico abbiamo parlato con la Lazio, provando a capire: ma Jay Pata lo vorreste davvero? Perché nel caso andrebbe tolto qualcuno, e chi nello specifico? E Jay Pata sarebbe veramente interessato a cambiare ancora maglia passando ai biancocelesti? Ne abbiamo parlato in live per circa 90 minuti e questo è quello che è uscito. Quello che volevo dirvi, infatti, vedendo anche un po' la possibile squadra dell'Inter, insomma, che andare per voi a Milano con Jay Pata potrebbe essere, insomma, un punto in vostro favore, visto che l'Inter comunque sembra essere una squadra dura. Andarci senza, ovviamente, sarebbe bello da un punto di vista sportivo, ma magari più dura poi in campo. Ma più che altro, Ivan, lo sai pure che io, ma dopo io glielo dico pure in faccia a Ale, ma lui lo sa, cioè io Pata lo vorrei, cioè assolutamente sì. Cioè, ci metto a vita, insomma, tutti o quasi sono d'accordo, Jay Pata può arrivare alla Lazio. E allora in live ci ha raggiunto il diretto interessato e ci ha detto: no, io ho avuto un colloquio in radio RDS con il signor Campolunghi e abbiamo avuto, diciamo, un confronto dove abbiamo parlato a lungo. Io ho visto che lui si è trovato bene con Zaccagni, perché Zaccagni, vabbè, è un giocatore incredibile, lo conosciamo, io già lo conoscevo, Campolunghi a quanto pare no, e abbiamo un po' discusso del fatto che comunque la Juve batte la Lazio, aiutatemi, 9. Io manifesto la volontà di andare in un club nel quale mi sento valorizzato, con degli obiettivi, e in questo momento io sono con la Juve, dove sono tra virgolette già a posto, anche senza di me. E quindi la mia volontà ad oggi sarebbe quella di andare alla Lazio, cioè mi piacerebbe giocare alla Lazio. Attenzione, dichiarazioni importanti. Jay Pata si è offerto alla Lazio. La Lazio cosa risponde? Questo è il tema. Allora, Federico
ci parlava più che altro di un possibile semitop. E quindi si starebbe parlando o di Savage stesso o di Yayo. Effettivamente Gigi ha ragione. Questo è un piccolo paletto che comunque dall'alto ho voluto dare, perché la Lazio è una squadra comunque forte. Ovvio, sulla carta le manca il top assoluto alla J-Pata, ma ha tanti buoni giocatori e non è un caso che abbia vinto lo scorso anno, oltre a essere sempre una che se l'è giocata con tutti. Tant'è vero che il 9-3 con la Juve ha destato molto stupore proprio per quello. La Lazio non ha mai perso così male. E quindi è ovvio, se dovesse entrare J-Pata, non potrebbe uscire l'ultima ruota del carro. Bisognerebbe mantenere un equilibrio, anche perché va ricordato che in sede di creazione delle squadre in estate, tutti i capitani erano comunque d'accordo sul fatto che anche la Lazio fosse una squadra equilibrata. Gigi voleva mantenere quel gruppo senza rinforzarsi eccessivamente, ma erano d'accordo anche gli altri. Non si pensava che la Lazio fosse una squadra scarsa, quindi ovvio che inserire J-Pata al posto dell'ultima ruota del carro sarebbe, insomma, un po' poco equilibrato. Vanno spiegate due robe, perché raga, se no io passo tipo per mercenario che passa dall'Inter alla Juve alla Lazio. Cioè io non sono quel tipo di giocatore. C'è da dire che io sono approdato alla Juve per un discorso di, ovviamente, cioè tutti mi insultavano, dicevano sei interista, vai alla Juve, non ti vogliamo, tutti i DM mi hanno scritto, ci sta. Però sappiamo che la YouTuber League è un fattore prima che competitivo di spettacolo, no? Me lo confermate voi, cioè io ho fatto 3 partite della Summer Cup, non ho mai giocato a YouTuber League, pensate. E già ho fatto su 200.000 casini senza toccare il campo, quindi... Cioè, io vado dove? Ci possiamo divertire tutti, mi posso divertire io. Sono valorizzato e la squadra più vicina comunque alla mia, che la sa ormai, tutto, lo sanno tutti qual è. Quindi, se andare alla Lazio è la cosa migliore per in primis la YouTuber League, poi per J-Pata e poi per la Lazio, io vado tutta la vita. Se la cosa migliore è rimanere la Juve, io rimango la Juve. Allora, le rose della YouTuber League sono sempre, non sono mai state fisse. Quindi il discorso chi leviamo, vale fino a un certo punto. Perché, come abbiamo detto, dipende anche dall'altra squadra, dalle disponibilità e quant'altro. Quindi si potrebbe pensare a una sorta di rotazione, visto che le disponibilità sono sempre diverse. Quindi magari una volta può mancare Yayo, posso mancare io. Cioè, se uno entra nella Lazio, siamo tutti quanti una squadra e partita per partita si decide la... Quindi questo discorso di chi togliere, sì, si possono fare comunque delle ipotesi per permettere a un personaggio come J-Pata di entrare a far parte di una squadra, però non lo capisco molto questo discorso. Secondo me si può pensare tranquillamente a una rotazione, poi ovviamente in base alle caratteristiche di tutti i giocatori si fanno le scelte opportune. Sì, sì, sempre in base alla disponibilità, che però, cioè, era quello che dicevo all'inizio, cioè sono d'accordissimo con quello che dice Savage, cioè, poi, ripeto, l'Inter, ok, adesso c'ha Gunter, Idalo, Ibirla SV, Fratino, eccetera, eccetera. Poi però arrivi il giorno della partita, uno salta perché magari c'ha un impegno, un altro salta perché c'ha l'altro impegno, uno dei nostri top salta perché c'ha un altro impegno, che comunque sono cose che ad ogni partita, raga, c'è sempre qualcuno che magari non può, comunque siamo più di 20 persone che ogni volta va... Quindi ci potrebbe essere un'alternanza, diciamo, Savage-Yayo, per dire. Volendo, per le caratteristiche, se si parla di semi-top, però bisogna anche vedere quando uno è top. Quando ma non solo, ma come diceva pure, come hanno detto loro, ma capace che manco io e prendo il posto mio. Vabbè, così si può fare comunque, cioè, non credo così ci siano problemi. Ci si può alternare. Diciamolo. Come direbbe Fabrizio Romano, here we go, è ufficiale. J-Pata è un nuovo giocatore della Lazio. E quindi questa è la decisione finale. J-Pata è un nuovo giocatore della Lazio. Ovviamente il ragionamento è quello che facevamo in live, ovvero lui è fisso. Poi vari Savage, Yayo, Lorenzo Roma, insomma tutti quanti dovranno un attimo alternarsi anche in base alle loro disponibilità. Per esempio Yayo, e questo la Lazio lo ricorda spesso, ha molte difficoltà a fare le trasferte, tant'è vero che l'anno scorso a Napoli non ci fu. E potrebbe avere, ve lo anticipo, qualche problema anche per Inter Lazio, perché si parla sempre di una persona che lavora come la maggior parte dei creator che vedete all'interno della YouTuber League. Organizzarsi non è mai troppo semplice. Però tutto è bene quel che finisce bene, tranne il fatto che la Lazio ha preso un fenomeno. Mo so cazzo. E quindi adesso che la squadra è al completo, possiamo finalmente programmare le prossime due partite, che saranno Inter-Lazio e Napoli-Milan. Non vedo l'ora, perché sono in astinenza. Vi dico, ovviamente,
che vi presentiamo come sempre le date su Instagram, sull'Instagram della YouTuber League, quindi seguiteci, perché domani, se state guardando il video il giorno in cui esce, altrimenti ora, se lo state guardando nei giorni successivi, volate su Instagram e trovate le date che ovviamente concluderanno il 2023 e poi si tornerà in campo a gennaio. Adesso però voglio sapere la vostra. Che ne pensate di questo acquisto della Lazio? Era fondamentale per rinforzare la squadra e renderla competitiva come le altre? Eravate favorevoli o contrari? Pensate che J-Pata sia un mercenario o vi fidate delle sue parole? Ve lo consiglio, perché in realtà è così. Cioè, lui si è messo, anzi lo ringrazio, super a disposizione all'interno di questo progetto e di questa situazione. Quindi veramente grazie Ale. Insomma, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. E che dire, noi ci vediamo prossimamente con nuovi estratti, con nuovi video e soprattutto con nuovi eventi. Ciao ragazzi.